Francesca Nanni, magistrato, si occupa nel suo mestiere di pubblico ministero di fare in modo che il famoso principio «la legge è uguale per tutti» sia una realtà condivisa e non una pura utopia. A Ole Otranto scopriamo però che non è sempre così, anche in Italia. Un esempio? Gli arresti domiciliari. Come fare a far scontare la pena a casa a qualcuno che la casa non ce l'ha? Sì, si tratta sicuramente di una situazione che contrasta con un fondamentale principio di uguaglianza, specie tenendo conto della situazione terribile in cui versano le nostre carceri e alcune carceri in particolare. Non è ovviamente la stessa cosa eseguire la pena in un istituto carcerario o al proprio domicilio. E nella mia attività quotidiana mi trovo costantemente a dover esprimere dei pareri, positivo o negativo, alla concessione di questa possibilità di eseguire l'ultima parte della pena al domicilio, e sinceramente mi trovo in difficoltà quando devo dare un parere assolutamente negativo nei confronti di coloro che non hanno un domicilio in Italia, e sono molti, perché questo significherà per loro continuare a stare in carcere. E, ripeto, non è la stessa cosa, e trovo che insomma sia difficile, non so se si può trovare una soluzione a questo problema, ma sicuramente c'è una disparità di trattamento fra chi il domicilio ce l'ha e chi invece non lo può avere. E questo è un esempio poi alla fine di tanti problemi pratici cui ci troviamo di fronte, ma ci sono delle soluzioni perlomeno all'orizzonte? Ma quello che ho detto nel corso dell'intervento, questa è sicuramente un momento, una problematica importante. Per il resto, operando con attenzione, diciamo analizzando i problemi, analizzando le norme, riusciamo comunque a valutare nei singoli casi la pericolosità o meno di certi comportamenti, e utilizzando le norme a nostra disposizione in altri casi riusciamo, secondo me, comunque a garantire quelli che sono i fondamentali diritti di ciascuna persona.